Invece volevo chiedere alla dottoressa Ensoli. No, io voglio chiedere una domanda a lei, ma chi gli dà le informazioni dall'interno dell'istituto a lei? Guardi, perché qui... Perché vorrei capire, ragazzi. Da... Chi è che gli dà? No, risponda lei a me a una domanda. Sì. Chi gli dà le informazioni dall'interno dell'istituto, me lo dice? Allora, io le dico tutta la verità di quello che lei mi chiede. Mi dica lei la verità adesso. Sì, no. Chi gliele dà? La ringrazio per la domanda. Allora, per... No, me lo spieghi? Sì, sì. Adesso se mi fa parlare glielo spiego. La professione che svolgo mi riconosce un importantissimo diritto che credo sia alla base di ogni democrazia matura, che è quella di poter non rivelare le fonti, quindi non risponderò alla sua domanda. C'è un problema però, visto che la mette su questo piano, è che invece a lei, da disciplinare di spin-off dell'IS, sarebbe toccato illustrare al CDA dell'Istituto Superiore di Sanità il 4 marzo, quando hanno dichiarato la coerenza della vaccine con il disciplinare, la compagine sociale, che invece cambia 14 giorni dopo. E invece non sbaglio. Ma chi mi dice queste cose? No, c'è una visura camerale che purtroppo... o è la camera di commercio che ce l'ha con voi, ma... Però, perdoni, mi scusi, non voglio farla diventare un battibecco. Io volevo farle una domanda. No, è lei che mi ha fatto una domanda. No, lei mi ha fatto una domanda. Scusi, io non voglio lasciare nessun dubbio, come lei fa continuamente con tutti. Allora noi verso l'Istituto Superiore di Sanità ci siamo fatti in maniera totalmente trasparente e leale. Si parla di questa startup di base dal 2011, ok? Dal 2011. Discusso, fatto, detto, mandato i documenti per le vie brevi, per le vie formali. Guardi che se noi abbiamo avuto un'approvazione unanime dal Consiglio Scientifico, abbiamo dato tutta la documentazione. E come mai il 10 giugno sono tornati indietro? Come mai il 10 giugno sono tornati indietro? Non so una cosa, non lo chiedo anch'io. Prima ha detto che si sono cagati sotto. No, guarda, durante la sono cagati sotto per quello che avete fatto oppure per qualche altra misteriosa. Potrebbe avere ragione lei. Io so che noi abbiamo dato tutto, erano tutti entusiasti, tutta approvazione unanime da tutti. Quella fantastica delibera del 4 marzo che tutti mi dicono che era una delibera inattaccabile perché è un accordo, tutti contenti, tutti felici, istituto, io tutti. Dopodiché parto per il Sudafrica, mi arriva una telefonata, vogliono mi potenziare. Ma perché? Sarà una cosa, non mi è stata mai data una motivazione. E io ho fatto una diffida, basta, ho fatto una diffida su questo. Quindi la sua domanda è giustissima, perché non lo so neanche io. Vorrei dire.